indicati dalla Municipalità di Biella. Oggi, nella persona del Sindaco, signor Claudio Corradino, viene offerta in segno di devozione e richiesta di protezione alla Regina del Monte d'Europa una rosa dorata. In piedi accompagniamo questo significativo omaggio alla Madonna. Buongiorno, vi arriva dal Santuario della Madonna di Europa, questa splendida cornice tra le Alpi biellesi, questo fantastico territorio di montagna, una bellissima giornata di sole sta abbracciando una mattinata ricca di storia e ricca di fede. Tanti
ma non troppi sono i pellegrini che sono saliti, e poi spiegheremo anche il perché. Questa mattina proprio avremo la possibilità di seguire insieme da vicino e da lontano, grazie ai mezzi della tecnologia, la celebrazione eucaristica e il rito di incoronazione dell'effigie della Madonna di Europa, la quinta incoronazione della Madonna di Europa. Siamo partiti nel 1620 e siamo arrivati fino ad oggi. Ne parliamo anche insieme, grazie all'aiuto e alla competenza di Linda Angeli, che è la responsabile della comunicazione del Santuario d'Europa. Buongiorno Linda. Buongiorno. E allora, che cosa sta per avvenire tra queste montagne? C'è fermento ormai da diversi mesi. Questo evento, che doveva essere un anno fa, causa pandemia, è stato posticipato come tanti grandi eventi nel mondo nel 2021. Tra pochissimo inizia una celebrazione. Che cosa andremo a vivere? Un evento emozionante che ha richiesto mesi e anni di preparazione. Doveva essere lo scorso anno, il 30 di agosto, ma è stato rinviato a causa del Covid, e finalmente quest'anno siamo lieti di poter festeggiare questo evento che per tradizione si ripete ogni 100 anni nell'ultima domenica di agosto a partire dal 1620. Poi spiegheremo che cos'è il rito dell'incoronazione, perché avviene questa pia devozione, possiamo anche definirla così. Il tutto inizia però adesso con una santa messa, una celebrazione che è presieduta dal Cardinal Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione dei Vescovi, e da tanti, tanti vescovi delle diocesi piemontesi e non solo. Come sentiamo, anche una grande orchestra per celebrare, rendere degna questa festa. Tutti si sono preparati, tanti sagrati in giro per la diocesi di Biella per seguire, perché tanti non potevano venire qui per ovvi motivi di contingentamento causa Covid. Esatto, ci sono circa 30 sagrati in tutto il biellese, organizzati grazie alla collaborazione delle parrocchie e delle comunità locali, per permettere a più persone possibili di essere uniti, anche se distanti, in questo momento così importante per tutta la comunità. Ecco, dove avviene la Santa Messa? Per chi è già stato ad Europa sa che il colpo d'occhio è incantevole, maestoso. Grandiose anche le strutture che ci sono, che abbracciano il pellegrino quando arrivano su questa bellissima conca. Siamo nel santuario, nella Basilica Superiore. Esatto, nella Basilica Superiore, che è stata riaperta proprio lo scorso anno, il 30 di agosto, in occasione dell'anniversario dell'incoronazione centenaria, dopo 4 anni di lunghi e impegnativi restauri. Infatti c'erano stati dei distaccamenti, quindi si è ritenuto opportuno nel 2017 chiudere la chiesa per poter consentire un restauro appropriato e dei lavori di consolidamento. Lo scorso anno siamo riusciti finalmente a riaprire la Basilica e oggi possiamo festeggiare la quinta incoronazione all'interno della chiesa. Eccolo, bellissimo colpo d'occhio con questo palco che è stato preparato, perché al termine della Santa Messa l'effigie della Madonna di Europa verrà esposta, portata fuori proprio per il rito dell'incoronazione, che poi vivremo anche in diretta su TV2000, oltre che sui network del santuario. All'interno della basilica, come vediamo, ci sono tante persone, chiaramente distanziate, tutte con mascherina. Abbiamo visto anche in un'inquadratura precedente la statua della Madonna dentro una teca, questa statua l'originale, che di solito è conservata nel vecchio santuario. Esatto, la Madonna di Europa si trova tradizionalmente nel sacello della Basilica Antica, e il 15 di agosto è stata trasportata nella Basilica Superiore in preparazione di questo evento solenne. È protetta da una teca che la preserva dall'umidità, in modo da conservarla, proprio perché è una statua antica che risale alla fine del 1200, quindi tutte le precauzioni, grazie all'aiuto della sovrintendenza, sono state prese per poter far sì che la statua fosse trasportata in modo sicuro e protetta in questa fase. E ai piedi della teca vediamo anche un manto, un patchwork di diversi colori, che è stato in qualche modo cucito da chi? Raccontaci com'è nata la cosa. Il manto della misericordia è stato cucito dalle suore di Orta San Giulio ed è stato realizzato grazie a migliaia di fedeli, 15.000 fedeli per la precisione, che hanno donato un piccolo ritaglio di stoffa che fosse significativo per loro, per la storia della propria esistenza. È un progetto che
è stato molto apprezzato e noi stessi non ci aspettavamo così tanto riscontro, e le stesse suore di Orta San Giulio non sono riuscite da sole a completare la cucitura di tutti questi 15.000 pezzi di stoffa, per cui un team di donne volontarie biellesi si è adoperata per confezionare tutto lo strascico del manto, che arriva fino a 25 metri di lunghezza. Un manto che coprirà il capo della Madonna con il bambino, e che sopra quel manto poi arriverà la corona assemblata, costruita, pensata ad hoc proprio per questa quinta incoronazione. Cosa significa questa giornata per i biellesi, per i devoti di Europa? È un rinnovo della devozione nei confronti della Madonna di Europa. Già la prima incoronazione era stata voluta fortemente dal popolo nel 1620 in seguito ad una scampata pestilenza, quella del 1599, e ogni centenario si rinnova questa devozione, ma non solo ogni centenario, direi che ogni giorno, ogni domenica, quando i biellesi e non solo vengono ad Europa, vengono a rinnovare un gesto di gratitudine nei confronti della Madonna. E in queste immagini c'è un po' tutta la solennità di questa giornata tanto attesa dagli organizzatori, ma anche dai devoti di questa zona, ma anche esteri, perché abbiamo visto tante bandiere anche francesi. Siamo qui vicini alla Valle d'Aosta, quindi vicino anche ai confini di Oltralpe. Tanti sono arrivati a piedi, perché le macchine tante questa mattina non possono arrivare, quindi un vero e proprio pellegrinaggio come si faceva all'epoca. Anche la musica accompagna tanto, c'è anche un bellissimo programma musicale che in qualche modo ha preparato questa giornata. Sì, le musiche hanno sempre avuto una funzione particolarmente importante nella storia delle incoronazioni centenarie. Basta pensare che 100 anni fa fu Pietro Magri a comporre l'oratorio La Regina delle Alpi, che fu interpretato da 300 membri di un'orchestra intera. E quest'anno abbiamo più di 100 membri tra coro e orchestra che interpretano le musiche che sono state selezionate grazie a un concorso di composizione musicale che ha visto vincitore Jefferson Kurtz, di cui ascoltiamo la maggior parte delle musiche di oggi. E Jefferson Kurtz è un interprete molto giovane che è l'organista del Duomo di Aosta. Come vedete i celebranti sono tanti, anche la preparazione, ieri abbiamo seguito un po' le prove, è stata messa a punto proprio al secondo, perché l'importanza di questo incontro, di questo grande abbraccio, fosse il migliore possibile con la Madonna di Europa, che continua ad elargire grazie e tanti miracoli, anche miracoli del cuore per chi si reca da queste parti a chiedere appunto una grazia, se ne torna comunque trasformato. Queste sono le testimonianze che ci arrivano da chi frequenta questi luoghi e ci arriva con fede e devozione. Anche il rettore ci ha tenuto insomma a che tutto fosse preparato al meglio in questa preparazione lunga, più lunga di un anno. Sì, esatto, è una preparazione che per noi è iniziata già nel 2017, quindi si è protratta di un anno, ma questo anno non è stato inutile, anzi ci ha permesso forse di riscoprire il valore più profondo, più intrinseco di questa cerimonia. Ricordo che quando siamo partiti qualche anno fa avevamo addirittura dei dubbi sul significato di incoronare la Madonna oggi, cosa significa a distanza di 100 anni quando non ci sono più re e regine incoronare, certo, la Madonna di Europa. E dopo quello che è successo non è più stato necessario dover dare un significato, è bastato farsi guidare dalla realtà e tutto è nato spontaneamente. La devozione che abbiamo visto in questi mesi di lockdown, di pandemia, di difficoltà per le persone, vederle rivolgersi così spontaneamente alla Madonna di Europa ha reso tutto più spontaneo l'organizzazione di questo giorno. È proprio anche il titolo, lo slogan, se vogliamo, della quinta incoronazione, rende proprio onore a questo che dicevi, figli di una regina. Esatto. Una regina non potente dal punto di vista temporale, come si pensava una volta, ma che ci aiuta quotidianamente a superare le difficoltà della vita, un punto di un gancio in mezzo al cielo, no? Raccontava, diceva anche una canzone molto popolare, che veramente in questo periodo, se pensiamo alla pandemia, ha aiutato tantissimi di noi. Adesso il Cardinal Re sta incensando l'altare e tra brevissimo avrà il via la celebrazione eucaristica. E allora vi lasciamo
alle immagini e all'audio che arriva dalla Basilica Superiore del Santuario d'Europa, proprio per questa bellissima e sentitissima celebrazione eucaristica che arriva poco prima del rito di incoronazione dell'effigie della Madonna d'Europa, che seguiremo insieme subito dopo l'Angelus di Papa Francesco, che andrà in onda dalla città del Vaticano. Quindi vi lasciamo alla Santa Messa. Venerato Padre, Eminenza, Reverendissima e Carissima, permetta che ci rivolgiamo a lei proprio con questo titolo, Carissima Eminenza, come ieri sera i giovani a Pollone, quando con familiarità hanno voluto salutarla dicendo la sua presenza ci è cara, è una presenza amata. E davvero con gioia che desidero all'inizio di questa solenne celebrazione salutarla con sentimenti filiali e con gioia, a nome di tutta quanta questa assemblea qui radunata, di questa basilica e della piazza antistante, e a nome di quanti sono uniti a noi nella fede e nella carità nella nostra diocesi, ma in tante altre parrocchie, sono molti in questo momento i parroci e i fedeli che si stanno radunando a celebrare proprio l'Eucaristia in questa domenica così solenne. Padre venerato, accolga l'affetto mio personale e quello dei venerati padri cardinali e dei vescovi e degli arcivescovi presenti e quelli della Conferenza Episcopale Piemontese e di altre diocesi. La festa di oggi è una festa universale, cattolica, perché tocca il cuore di Dio e tocca il cuore della nostra amata Vergine di Europa. Colga il saluto del nostro clero, dei canonici di Santo Stefano, della Cattedrale di Biella, dei diaconi, dei religiosi e delle religiose, dei seminaristi, delle rispettabili autorità pubbliche, civili, militari, qui rappresentanti delle istituzioni, delle tante associazioni, e il saluto di questo santuario da secoli testimone dei miracoli che qui la Vergine Santa compie. In una parola, formiamo oggi intorno all'altare del Signore e grazie a lei un'unica famiglia, un popolo devoto alla nostra amata celeste patrona, la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, invocata da secoli con il titolo di Regina del Monte di Europa. Il Santo Padre Francesco ci ha fatto un grande dono nell'inviare lei, Reverendissimo Padre, quale legato pontificio, a compiere uno dei gesti più significativi e più cari al nostro popolo, un evento che avviene ogni 100 anni, l'incoronazione della sacra effigie della Madonna Nera e del Bambino, venerata da secoli su questa altura. Preghiamo per il nostro amato Pontefice, il Santo Padre Francesco, perché abbia benedizione da Dio, salute e pace, confortato dalla buona testimonianza di tutti noi. L'Eucaristia che celebriamo nel giorno del Signore è il cuore
della nostra festa, il cuore della nostra fede e ci immette nella comunione con tutta la Chiesa. Il gesto di devozione che compiamo, che lei presiede, amato Padre, di incoronare la Vergine Maria, questo gesto preparato da un lungo e fruttuoso cammino è l'espressione anche della identità e della vita del nostro popolo. La Vergine Santa, Regina del Monte d'Europa, ha sempre protetto le nostre genti e ha generato una vera e propria scuola di vita cristiana, una scuola di santità, ispirando generazioni di uomini, di donne, di giovani nella ricerca dell'amore e dell'amore di Dio e dell'amore al prossimo. Venerato Padre, questo santuario ha accolto insigni testimoni di fede, come anche questa mattina nella cappellina votiva che hanno inaugurato, fatta costruire dai giovani, sono rappresentati che hanno dedicato la loro vita alla missione della Chiesa, al lavoro, al sacrificio. Ricordiamo tra gli altri i santi, i beati che vi sono passati e ricordiamo il San Giovanni Paolo II, l'amato Papa, di cui lei indossa proprio la sua casula del Papa, del Santo Padre. Qui continuiamo a invocare il dolce nome di Maria. Nella nostra preghiera eminenza non abbiamo mancato in questi tempi difficili segnati dall'emergenza sanitaria di rivolgerci fiduciosi a Maria ed invocare il suo aiuto per noi e per tutta l'umanità. Oggi in questi arcani spazi è presente una rappresentanza del popolo di Dio. L'esigenza di garantire sicurezza e salvaguardia della salute, non essendo ancora del tutto debellato il terribile male della pandemia, non ha permesso e la presenza contemporanea di una grande moltitudine di fedeli, come era auspicata e come tutti attendevano, sperimentate in altre simili occasioni. Ma vogliamo dirle, tutti siamo ugualmente presenti, sia dalla nostra diocesi che da tante altre comunità parrocchiali, e tutti partecipiamo insieme all'Eucaristia a questo gesto e poi vi parteciperemo seguendolo proprio attraverso i mezzi della diffusione delle comunicazioni sociali. Maria ci fa il dono di essere tutti uniti. Maria è la nostra Regina che siede alla destra del Signore per sempre. È la sovrana amabile e premurosa che ci ascolta, che ci ama, che china il suo capo verso di noi per accogliere le nostre suppliche. Venerato Padre, la provvidenza di Dio accompagni lei e tutto questo popolo esultante oggi in Maria, Regina d'Europa, riunito per la quinta centenaria incoronazione. Sia giorno di festa, di gioia per tutti. Gloria, amen, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nella società rumorosa e affaccendata del nostro tempo, questo santuario mariano si eleva come un luogo di pace, di raccoglimento, dove lo spirito può elevarsi verso Dio. Sono grato a Papa Francesco di avermi incaricato di rappresentarlo e di incoronare la Madonna a suo nome. Ringrazio il Vescovo per le sue parole di saluto e di introduzione, e ci disponiamo a questa celebrazione eucaristica domandando al Signore perdono dei nostri peccati e affidandoci alla sua misericordia. Confesso potente e a voi fratelli e sorelle
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Unigenito Gesù Cristo.
O Dio, che al tuo popolo peregrinante hai fatto brillare la Vergine Maria, quale segno di speranza e di consolazione, concedi che sotto la sua materna protezione l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutta Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che l'aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di mandare i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Così introdussero e collocarono l'arca di Dio al centro della tenda eretta per essa da Davide. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione a Dio. Terminati gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo in nome del Signore. Parola di Dio. Succederanno i tuoi
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio.
In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Tradizionale e solenne rinnovo ogni 100 anni dell'incoronazione della statua della Madonna d'Europa è un atto religioso altamente significativo che ricorda e ci fa rivivere oggi l'incoronazione avvenuta il 30 agosto 1620. Che intendeva esprimere la profonda riconoscenza del popolo biellese per i favori ricevuti dalla Vergine Santa, fra i quali anche la protezione dalla peste. Negli anni immediatamente precedenti, al 1620, in adempimento del voto dei biellesi alla Beata Vergine Maria in occasione della peste del 1999, erano stati realizzati imponenti lavori per rendere grandiosa e bella la casa della Madonna, con la costruzione dell'antica basilica nelle linee architettoniche che ancora vediamo. L'incoronazione che oggi rinnoviamo vuole essere espressione del nostro filiale e sincero affetto verso la Madre di Dio e Madre nostra, mettendoci con nuova e intensa fiducia nelle sue mani, oggi come allora. È un gesto, questo dell'incoronazione, che significa scegliere la Beata Vergine Maria come regina del nostro cuore, come stella che ci indica il cammino. È
un affidarci a lei invocando la sua protezione. Questa incoronazione vuole essere anche un segno del nostro impegno nel mettere ordine nella nostra vita cristiana, dando a Dio il primo posto nei nostri pensieri e nel nostro cuore, e camminando sotto il suo sguardo paterno sulla strada dei 10 comandamenti. Siamo convenuti oggi numerosi ai piedi della Madonna, con i vescovi del Piemonte, con le numerose autorità civili e politiche, fra i quali il prefetto, il sindaco, il questore e tanti altri, rappresentanti di istituzioni, rappresentanti di associazioni, i sacerdoti e la folla delle grandi occasioni. Ieri ho parlato al pellegrinaggio dei giovani che ci attendono fuori. Domani verranno qui in pellegrinaggio ai piedi della Madonna i sacerdoti piemontesi. L'uragano del Covid-19 ha obbligato a ritardare di un anno questa celebrazione centenaria. E abbiamo vissuto un periodo particolarmente difficile per tutti. E oggi siamo qui riuniti per portare ai piedi della Madonna anche tutte le sofferenze e i dolori, le pesanti solitudini che ci hanno tenuti lontani perfino dai familiari e dagli amici moribondi. Siamo qui per portare le speranze e le attese dell'umanità ferita dalla prova della luttuosa pandemia. 4 secoli fa, in questo santuario che si eleva maestoso qui fra le montagne, si fece ricorso all'intercessione della Madonna per implorare aiuto e protezione nelle difficoltà quotidiane della vita e contro il flagello della peste. Oggi, in questo travagliato periodo storico, tormentato dal coronavirus e dalle sue pesanti conseguenze sanitarie e sociali, sul campo del lavoro, dell'economia e della scuola, cerchiamo sostegno, coraggio e rifugio nell'aiuto della nostra Madre Celeste per fare fronte alle attuali sfide. Sentiamo il bisogno di ripartire insieme, con determinazione e vigore, per superare la grave crisi che ci attanaglia. Sentiamo, ora più che mai, il bisogno dell'aiuto di Dio e avvertiamo anche il dovere di ravvivare la nostra fede e di ripensare la nostra vita, prendendo coscienza di ciò che veramente conta. E quindi sentiamo acuto il bisogno di un risveglio religioso nel pensiero e nelle attività della nostra vita quotidiana. Questa solenne celebrazione mariana è appello a un'intensa ripresa di vita cristiana e ad una testimonianza coerente. Deve segnare questa celebrazione l'inizio
di un genuino rinnovo spirituale e portare ad una crescita nella fraternità, nella solidarietà, nell'aiuto reciproco, particolarmente necessari in questo momento critico in cui i problemi sono talmente complessi che potranno essere risolti soltanto con il generoso contributo di tutti. Non restiamo pertanto insensibili al richiamo che la Madonna ci rivolge in modo vivo e forte da questo suo santuario nella ricorrenza della quinta secolare incoronazione della sua statua, proiettandoci verso un futuro di fedeltà ai nostri impegni cristiani. Nelle vicissitudini liete e tristi della vita, noi possiamo sempre contare sulla Beata Vergine Maria, che è vicina a Dio e pertanto può intercedere per noi, e contemporaneamente è vicina a noi, ed è vicina a noi come madre piena di affetto, e nulla le sfugge delle nostre preoccupazioni e dei nostri affanni, perché ci è stata assegnata, come abbiamo sentito nel Vangelo, come nostra madre da Gesù nel momento supremo della sua vita, là tra gli spasimi atroci che la crocifissione comportava. Come abbiamo sentito nella pagina del Vangelo, le parole di Gesù, «Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre», erano di certo ispirate dalla sollecitudine di un figlio che si preoccupava di non lasciare la propria madre senza una sponda, senza un appoggio, senza una difesa. Ma il senso vero di quelle parole è più profondo e ci parla della funzione materna di Maria nella vita di tutti i credenti, rappresentati là sul Calvario dall'Apostolo Giovanni. Gesù prima dice, donna, ecco tuo figlio, cioè come prima cosa affida Giovanni, e in Giovanni affida noi, alla Madonna, e fa questo prima di affidare la Madonna all'Apostolo Giovanni. Mentre sta per emettere l'ultimo respiro, il primo pensiero di Gesù morente non è stato per la sua madre, ma è stata per l'umanità rappresentata lì da Giovanni. Per l'umanità che ha bisogno della protezione di una madre. Disse infatti innanzitutto, donna, ecco tuo figlio. Con questa consegna, Cristo assegna alla Beata Vergine Maria una nuova maternità che si estende da Giovanni, apostolo, a tutti i credenti, aprendo il cuore di sua madre ad una dimensione dell'amore che abbraccia tutti gli uomini e tutte le donne. Soltanto dopo, dice l'Apostolo Giovanni, ecco tua madre. E ai piedi della croce di Gesù morente, quindi, che è nata la maternità spirituale della Madonna nell'orizzonte dell'intera umanità.
una maternità animata dal desiderio di aiutarci a crescere spiritualmente e animata dalla premurosa attenzione a tutti i bisogni e a tutte le sofferenze di ogni creatura umana e sempre disponibile da parte della Madonna ad accorrere in nostro soccorso. Il giorno precedente, cioè la sera del Giovedì Santo, Gesù, con gesto di infinito amore, ci ha donato se stesso nell'Eucarestia. A quel dono incomparabilmente grande, il giorno dopo sul Calvario, il Venerdì Santo, ha voluto aggiungere un altro ineffabile dono. Ci ha donato la Madonna e ce l'ha donata come mamma. Nessuna creatura ha avuto una vicinanza e un legame con Dio come ha avuto la Beata Vergine Maria, la quale fu presente in tutti i momenti decisivi della storia della salvezza. La Beata Vergine Maria è nel cuore del mistero dell'Incarnazione. Il Figlio di Dio si è fatto uomo nascendo da lei. Noi lo abbiamo ricevuto da lei, dalla Madonna. Dio, nei suoi disegni misteriosi, ha scelto questa strada perché Cristo venisse a noi come vero uomo. E noi non possiamo trovare una via migliore per arrivare a Lui se non passando attraverso la Madonna. Nei fioretti di San Francesco si legge di un sogno nel quale si parla della visione di due scale che dalla terra salivano fino al cielo. La prima era di color rosso e al vertice vi era Gesù che invitava i frati di San Francesco a salire. I frati tentavano, ma dopo alcuni tentativi ricadevano a terra e giudicavano l'impresa superiore alle loro forze. San Francesco, sempre in sogno, li invitò allora ad incamminarsi per la seconda scala, che era bianca, e in cima vi era la Madonna che con gesti affettuosi li incoraggiava a salire. Questa scala si rivelò più facile per i frati, che raggiungevano agevolmente la cima, dove la Madonna li accoglieva con un grande abbraccio e poi li portava da Gesù, li conduceva a Gesù. Non so se si tratta di un sogno o di una visione, ma l'idea che esprime è teologicamente esatta. Maria è colei che ci aiuta ad andare a Gesù. La missione della Beata Vergine Maria è di offrire Gesù all'umanità e di condurre ogni uomo e ogni donna a Dio. La Madonna è talmente relazione a Cristo, per cui, onorando la Madonna, noi glorifichiamo il Figlio di Dio. L'autentica devozione alla Madonna porta a Cristo, dal quale proviene ogni dono e ogni grandezza. Papa Paolo VI, nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, afferma che lo scopo ultimo del culto della Beata Vergine Maria è
di glorificare Dio e di impegnare i cristiani ad una vita conforme alla volontà divina. In questo giorno in cui solennemente rinnoviamo l'incoronazione della Madonna, al termine di questa messa, dopo aver ascoltato il Santo Padre, vogliamo chiedere alla Vergine Maria di aiutarci a ripartire da Cristo, testimoniando con fedeltà nella vita quotidiana gli ideali e i valori cristiani. Da lei, la Madonna, vogliamo imparare soprattutto la fede in Dio. Avere la fede come compagna di strada nel cammino della vita è un dono incomparabile, perché ci fa comprendere che Dio è Padre, un Padre che ci ama e che quando cadiamo ci perdona perché ci ama. Ci lascia anche respingere perché rispetta la nostra libertà. Ci ha voluti liberi e rispetta la nostra libertà. Ma tiene sempre le braccia aperte della sua misericordia verso di noi e ci attende. Ci attende come ha atteso Pietro al canto del gallo o come ha atteso Paolo sulla via di Damasco. La Madonna è certamente felice nel vedere che numerosi sono i suoi figli che vengono a questo santuario di Europa anche per confessarsi e per ricevere l'abbraccio del perdono da parte di Gesù Cristo nel sacramento del perdono e della riconciliazione. Alla Madonna, che ha messo tutta la sua vita nelle mani di Dio, chiediamo inoltre di aiutarci a camminare sulle vie del Vangelo, di aiutarci a scoprire la volontà di Dio nei nostri riguardi e a trovare in essa la nostra pace. Lei, Madre di Misericordia, ci ottenga da Dio luce e forza per cambiare nella nostra vita le cose che possiamo cambiare e ci aiuti anche ad accettare con serenità le cose che noi non possiamo cambiare. E la Madonna ci illumini perché non ci manchi la saggezza di saper capire quali sono le une e quali sono le altre. La Madonna ci guidi e ci protegga sempre con la sua intercessione presso Dio e ci assista anche col suo conforto. San Bernardo, grande devoto della Madonna, rivolge anche a noi queste parole che lui ha scritto tanti secoli fa. Seguendo Maria, tu non imboccherai mai strade sbagliate. Pregandola, non cadrai mai nella disperazione. Con lei, la Madonna, con lei come guida, non commetterai errori. Con lei come amica, raggiungerai la tua meta. In ogni circostanza, guarda Maria, in ogni difficoltà invoca Maria.
Professiamo insieme ora la nostra fede battesimale con il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore. Maria, Madre del Salvatore, carissimi fratelli e sorelle, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo amore. Per sua intercessione innalziamo ora le nostre preghiere. Amen.
preghiamo. E in particolare la nostra comunità diocesana annunci il Vangelo con gioiosa fedeltà e lo manifesti con una carità attenta e premurosa verso tutti, specialmente i più poveri. Della nostra terra rispondano con generosità alla chiamata del Signore che li attrae al sacerdozio ministeriale a servizio del popolo santo di Dio. Noi ti preghiamo. Perché le nostre famiglie siano sempre più luogo di educazione alla vita e all'amore. Ad esse non manchi il lavoro, la capacità di accoglienza e vivano nella concordia e nella pace. Noi ti preghiamo. Perché la quinta secolare incoronazione della Regina del Monte di Europa rappresenti un evento che incrementa la fede e matura l'autentica devozione alla Madre di Dio e nostra e insieme uno stimolo ad essere persone e comunità rinnovate, aperte e missionarie. Noi ti preghiamo. Dio onnipotente, che hai fatto grandi cose in colei che tutte le generazioni chiamano beata, per sua intercessione rinnova i prodigi del suo spirito, perché possiamo benedire in eterno il tuo nome, per Cristo nostro Signore. Caritas in amo, Deus in ea.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, osiamo accostarci alla Santa Mensa dell'Agnello. Il Tuo Spirito consacri questi doni, come ha benedetto con la sua potenza il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella festa dell'incoronazione della Beata Vergine Maria di questo santuario. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo verginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini e tutte le donne, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, sino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò
lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza con per il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Santo Stefano nostro patrono, Santo Eusebio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e ogni gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Corpo e sangue di Cristo. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.
Preghiamo. Ristorati alla tua mensa, o Signore, imploriamo la tua misericordia. Con la protezione della Vergine Maria possiamo essere saldi nel credere e pronti nell'operare. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, è giunto il momento in cui tutti coloro che sono in chiesa, all'interno della Basilica, devono uscire, dobbiamo uscire in processione per andare a compiere il solenne rito dell'incoronazione della Madonna di Europa. Vi chiederei di seguire scrupolosamente con attenzione le indicazioni del servizio di accoglienza che vi accompagnerà all'esterno in processione, in modo che possiate trovare i vostri posti velocemente, collocarvi così davanti alla Madonna che sarà dopo incoronata. La processione avrà questo ordine: prima la croce e le candele, poi tutti i fedeli a cominciare da queste prime file davanti a me, condotti dal servizio di accoglienza, e così man mano, secondo le loro istruzioni, usciranno tutti i fedeli. Seguiranno le insegne, la mazza civica, poi i portatori di disabilità, i ministranti, i sacerdoti, i vescovi e la corona e il manto, e poi il cardinale e infine la Madonna. Diamo inizio a questa processione appena la croce inizierà a camminare. E si è conclusa quindi la Santa Messa, la celebrazione eucaristica di questa quinta incoronazione della Madonna di Europa. Ricordo che stiamo trasmettendo dal Santuario della Madonna di Europa, siamo a Biella, a circa 1200 metri d'altezza. Si è conclusa la Santa Messa, dicevamo Linda Angeli, responsabile comunicazione del Santuario, adesso avviene quello che stiamo aspettando da 100 anni, l'incoronazione della regina del Monte di Europa, che verrà anticipata da questa processione al sagrato della Basilica che ci prepara a quello che stiamo aspettando, all'abbraccio che da tanto tempo e tanti pellegrini, tanti devoti stanno aspettando. Tante persone so che ci stanno guardando, alcuni sono accorsi qui ad Europa per poter assistere alla cerimonia. Adesso vediamo la processione appena cominciata,
e si stanno preparando per portare la statua della Madonna Nera dall'interno della Basilica sul Sagrato all'esterno, dove si svolgerà l'incoronazione. Un'incoronazione che, come dicevamo, rappresenta un abbraccio incredibile. La Madonna che scende, si fa pellegrina, torna, se vogliamo così, in mezzo a noi, si fa mediatrice, raccoglie tutte le preghiere, tutte le intenzioni e poi le riporta al Figlio che ha già in braccio in questa sacra effigie, in questa bellissima rappresentazione. È stata una Santa Messa molto sentita, bellissimi canti, bellissimi arrangiamenti che hanno accompagnato la celebrazione, grande silenzio, grande preghiera anche qui sul sagrato della Basilica Superiore di Europa, come immaginiamo nei tantissimi sagrati, più di 30 nella diocesi di Biella, che sono stati collegati con la celebrazione. Più tardi vedremo anche delle immagini che arrivano dai sagrati per far ancor più grande questa comunione. Non sono solo le persone che sono qui oggi con noi, ma chiaramente sono tutte quelle che sono collegate con lo spirito, con il cuore, con la preghiera, ma anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, Linda. Infatti la tecnologia oggi ci ha permesso di collegare migliaia di persone, per via delle regole della pandemia non è stato possibile accogliere tutti quanti lo avrebbero desiderato qui ad Europa, ma grazie alla tecnologia riusciamo a essere tanti e uniti. Quindi ci stanno arrivando tantissime fotografie e video dai sagrati che sono disseminati in tutte le parrocchie, nelle comunità del Biellese, proprio per farci sentire la loro vicinanza. Quindi questa è veramente una festa della comunità. Un affetto che sorprende ogni giorno, cita anche il titolo di un articolo dedicato a questa solenne incoronazione. Veramente una chiesa, una comunità che si stringe intorno al messaggio più grande, se vogliamo, dell'alleanza tra cielo e terra, che con la Madonna che appunto è in mezzo, che riesce a collegare queste due dimensioni. Ecco, in questo momento stiamo assistendo proprio alla processione al sagrato della Basilica, e al termine di questa processione appunto vedremo che la sacra effigie sarà posta sul palco in mezzo al sagrato, e qui l'abbraccio sarà veramente reale, finalmente oserei dire, no? Si avrà quell'incontro tra la Madonna di Europa e i suoi devoti, i suoi fedeli. Una tradizione che, come dicevamo in apertura di collegamento, va avanti dal 1620. Ogni 100 anni questo rito, che in qualche modo ci riporta le origini, al perché anche di questa struttura che stiamo vivendo in questi giorni qui ad Europa, Linda. Esatto. Tra l'altro prima vedevamo delle belle immagini della Basilica Superiore, e nell'ultima incoronazione nel 1920 la Madonna è stata incoronata proprio sul pronao della Basilica, che era stato appena ultimato in vista del grande evento. La cupola all'epoca non c'era ancora. Ed è interessante vedere come ogni centenario architetti e ingegneri si sono prodigati per rendere la Madonna visibile nel momento dell'incoronazione. Certo. Ci hanno lavorato Iuvarra, Tarino, e quest'anno abbiamo, come si diceva prima, la tecnologia, maxi schermi, i canali digitali che ci aiutano a raggiungere più persone possibili. È la televisione, questa visione a distanza che ci aiuta ad essere lì nel momento in cui accade l'evento, e chiaramente quando c'è una necessità, tipo il problema della pandemia che stiamo vivendo, allora lì la creatività delle persone che hanno a cuore questo messaggio diventa in qualche modo la spinta per riuscire a trovare anche delle soluzioni impensabili. Si attendevano pre-pandemia oltre 30.000 persone, no? Qui al santuario oggi ce ne sono 1.500, ma anche grazie agli strumenti della tecnica, della tecnologia, saranno certamente tanti di più in giro per l'Italia e non solo. In questi mesi abbiamo potuto vedere l'affetto che le persone provano per la Madonna di Europa, e ci hanno scritto messaggi per farci sentire il bisogno che avevano di
essere collegati con Europa. Durante i mesi del lockdown abbiamo acceso anche la cupola della Basilica Superiore per dare un segno di speranza, una luce. E quando le persone sono potute ritornare finalmente qui in santuario, hanno espresso il loro desiderio di essere vicini alla madre. C'è una frase interessante che è all'ingresso della Basilica Antica: O quam beatus, o beata, quem viderint oculi tui. Beato colui che sarà visto dai tuoi occhi. Questo dice molto sulle intenzioni dei pellegrini che vengono qui. Vengono qui per essere visti dalla Madonna, per essere accolti, per essere aiutati, più che per vedere lei, per essere visti. Si snoda ancora la processione al Sagrato, che sarà conclusa dall'effigie, da questa statua di Madonna con il bambino, tanto venerata, che nelle scorse settimane è stata fatta uscire dal suo luogo naturale, dove viene custodita durante l'anno, nella basilica, nel santuario antico, nell'antico santuario, proprio alla base del santuario d'Europa. E qui vediamo, eccola, che tra poco vediamo il manto che poi, e le corone, ecco le corone, anche questo è un momento molto solenne, Vediamo le corone che sono portate, una da Luca Cavalca, l'artista che ha disegnato la corona prendendo ispirazioni proprio dalle intenzioni di preghiera dei pellegrini che hanno donato un pezzo di stoffa per il manto della misericordia. Di corone ce ne sono due, la corona per la Madonna e la corona per il bambino. Sono entrambe in filigrana d'oro e questo si riallaccia un po' alla tradizione tessile biellese, quindi l'ispirazione dell'artista è arrivata anche da quelle che sono le radici del nostro territorio. E poi vediamo dopo le corone il manto portato da una ragazza e poi due scout che portano un rotolo, lo strascico, è così. Ecco, il manto è portato dalla progettista, da colei che ha avuto questa idea, che è stata accolta così inaspettatamente bene dalla comunità. E la corona del bambino è portata da una dipendente del santuario che vuole così rappresentare tutti i colleghi che in questi anni, in questi mesi hanno lavorato così a fondo affinché questa manifestazione potesse avvenire nel miglior modo possibile. Ecco, dopo i sacerdoti stanno uscendo dalla basilica i vescovi e poi vediamo già dalle immagini, eccola qua, la teca con l'effigie della Madonna di Europa, la regina del monte di Europa. La statua è stata scolpita da uno scultore valdostano in legno di pino cembro ed è stata poi dipinta successivamente di nero. Il legame con la Valle d'Aosta è sempre stato molto forte con il biellese, tant'è che Europa era tradizionalmente, sin dal Medioevo, una via di pellegrinaggio, una via di transito, ancora prima di diventare un luogo di destinazione per coloro che andavano da e verso la Valle d'Aosta. Ed ecco che la Madonna si affaccia sul Sagrato e si affaccia in modo ideale sulla pianura, su tutta l'Italia, legando un po' così anche il nord e il sud dell'Europa, questa cerniera chiusa in questo momento dalla Madonna che in qualche modo ci rende tutti figli. È un abbraccio, gli stessi fabbricati del santuario si estendono verso sud per abbracciare la valle. Una volta c'era un colle che precludeva la vista alla pianura, questo colle è stato spianato nel 700 e oggi riusciamo a vedere addirittura fino all'Appennino Ligure, quindi è veramente un abbraccio che unisce la montagna quasi fino al mare. Ancora pochi metri e la teca con la statua, con l'effigie, potrà essere al centro del Sagrato, se vogliamo al centro dei cuori di chi è venuto qui, ma anche di chi ci sta seguendo da più lontano. La statua è portata dai volontari che da anni prestano servizio accoglienza qui in santuario. La presenza del volontariato qui ad Europa è molto importante per consentire le celebrazioni e sono di grande aiuto quando ci sono le processioni, ad esempio, quindi certo, stanno portando loro oggi la Madonna. Immagino anche l'emozione
tua, sì, rispetto a questo momento che stiamo vivendo, lavorando quotidianamente per il messaggio, no, del, il carisma di questo santuario. Finalmente ci siamo, con un anno di ritardo, ma quello che avevate nel cuore sta bene. Si sta realizzando, sì. Noi vi ricordiamo che tra qualche minuto, a mezzogiorno in punto, ci collegheremo con Piazza San Pietro a Roma per la recita dell'Angelus con Papa Francesco, poi torneremo in diretta qui dal Santuario di Europa proprio per vivere insieme il rito di incoronazione dell'immagine della Regina del Monte di Europa. Bellissimo il colpo d'occhio della basilica con le montagne dietro, con al centro la Madonna che guarda la valle. Quello che stiamo ascoltando è uno degli inni dedicati alla Regina del Monte di Europa. Sì, il testo, esatto, ci racconta proprio questa devozione in musica. E si è conclusa quindi la processione al sagrato della Basilica. Quindi siamo pronti per il rito di incoronazione che avverrà, come dicevamo, subito dopo l'Angelus di Papa Francesco. In questo momento viene smontata. Stanno aprendo la teca. Con una corona di rose sul capo per il momento. Le campane suonano a festa. E la linea può andare a Roma per l'Angelus. A più tardi. I rituali pensano tra sé: questo modo di fare è contrario alla pratica religiosa. Anche noi potremmo chiederci: ma perché Gesù e i suoi discepoli trascurano questa tradizione? In fondo non sono cose cattive, ma sono buone abitudini, rituali, semplici lavaggi prima di prendere il cibo. Ma perché Gesù non ci vada? Perché per lui è importante riportare la fede al suo centro. Nel Vangelo lo vediamo continuamente, questo riportare la fede al centro. Ed evitare un rischio che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci trucchiamo l'anima.
la formalità esterna e non il cuore della fede. Questo è un rischio. È il rischio di una religiosità dell'apparenza. Apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. C'è sempre la tentazione di sistemare Dio con qualche devozione esteriore, ma Gesù non si accontenta di questo culto. Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore. Infatti, subito dopo richiama la folla per dire una grande verità. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Invece è dal di dentro del cuore che nascono le cose cattive. Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di allora si pensava che certi cibi o contatti esterni rendessero impuri. Gesù ribalta la prospettiva: non fa male quello che viene da fuori, ma quello che nasce da dentro. Cari fratelli e sorelle, questo riguarda anche noi. Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori, dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla società. Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade. È sempre colpa degli altri, è colpa della gente, di chi governa, della sfortuna e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori e passiamo il tempo a distribuire colpe, ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati, acidi, e si tiene Dio lontano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo che si lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accolgono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella lamentella. La lamentella avvelena. Ti porta alla rabbia, al risentimento, alla tristezza, quella del cuore, che chiude le porte a Dio. Chiediamo oggi al Signore che ci liberi dal colpevolizzare gli altri, come i bambini, che sempre... No, io non sono stato, è l'altro, no? Domandiamo quella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentelle, perché questo non è cristiano. Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. E se con sincerità chiederemo a Dio di purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo, perché c'è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé. I primi padri della Chiesa, i monaci, quando gli si domandava: ma qual è la strada della santità? Come devo incominciare? Il primo passo, diceva, era accusare se stesso. Accusa te stesso. L'accusazione di noi stessi. Quanti di noi, nella giornata, nel momento della giornata o della settimana, è capace di accusare se stesso dentro? Sì, questo mi ha fatto quello, quell'altro l'altro, quella è una barbarità, ma io faccio lo stesso, o io la faccio così. È saggezza imparare a accusare se stesso.
provate di farla, mi farà bene, a me fa bene quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene. La Vergine Maria, che ha cambiato la storia attraverso la purezza del suo cuore, ci aiuti a purificare il nostro, superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie in tua, in questum Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo nunziante, Christi fili tui, incarnazione in cognovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio Onnipotente i defunti. Ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. La storia della Chiesa ce lo insegna. Come cristiani, questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Intensificare la preghiera e a praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono.
Sono vicino alla popolazione dello Stato venezuelano di Mérida, colpita nei giorni scorsi da inondazioni e frane. Prego per i defunti, i loro familiari e per quanti soffrono a causa di questa calamità. Rivolgo un cordiale saluto ai membri del movimento Laudato Si. Grazie per il vostro impegno per la nostra casa comune, particolarmente in occasione della giornata mondiale di preghiera per il creato e del successivo tempo del creato. Il grido della terra e il grido dei poveri stanno diventando sempre più gravi e allarmanti e richiedono un'azione decisiva, urgente, per trasformare questa crisi in un'opportunità. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare saluto il gruppo di novizi salesiani e la comunità del seminario Vescovili di Caltanissetta. Saluto i fedeli di Zagabria e quelli del Veneto. Il gruppo di alunni, genitori e insegnanti della Lituania, i ragazzi della Crescia, i giovani di Malta che compiono un itinerario vocazionale, quelli che hanno fatto un cammino francescano da Gubbio a Roma e quelli che iniziano una via Lucis con i poveri nelle stazioni ferroviarie. Un saluto speciale rivolgo ai fedeli radunati presso il Santuario di Europa per la festa dell'incoronazione dell'effigie della Madonna Nera. La Vergine Santa accompagna il cammino del popolo di Dio sulla via della santità. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, buon pranzo e arrivederci. Buongiorno, vi arriva dal Santuario di Europa. Siamo in questa magnifica conca delle Alpi biellesi proprio per vivere insieme il rito di incoronazione dell'immagine della regina del Monte di Europa. Abbiamo vissuto una mattinata entusiasmante dove migliaia di fedeli, seguendo chiaramente tutte le norme anti-Covid, si sono recate al santuario per vivere insieme la celebrazione eucaristica e adesso il rito di incoronazione dell'effigie della Madonna d'Europa. Ne parliamo anche con l'aiuto e la competenza di Linda Angeli, che è la responsabile della comunicazione del Santuario d'Europa. Buongiorno Linda. Buongiorno. Anche Papa Francesco ha voluto ricordare nell'Angelus che abbiamo appena seguito questo grande evento, questa incoronazione che avviene una volta ogni 100 anni a partire dal 1620. Come nasce questa pia pratica, questa devozione che si perpetua nei secoli? La prima incoronazione del 1620 è stata fortemente voluta dal popolo in seguito alla pestilenza del 1599 e da allora ogni 100 anni si è ripetuto questo solenne rito. Dovevamo festeggiarlo lo scorso anno, 30 agosto del 2020, ma a causa della pandemia è stato posticipato di un anno. Ah.
presieduto, così come la celebrazione che abbiamo vissuto fino a qualche minuto fa, è presieduto dal delegato del Papa, il cardinale Giovanni Battista Re, che è prefetto emerito della Congregazione dei Vescovi, e sono presenti anche oggi tantissimi vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese della Valle d'Aosta, anche alcuni vescovi che arrivano da fuori regione. È stata veramente, è veramente una grande festa di tutti i devoti della Madonna Nera di Europa. Qui ce ne sono 1500 che sono potuti arrivare sul sagrato della Basilica Superiore, ma tantissimi sono collegati anche da più di 30 sagrati in giro per la diocesi di Biella. Abbiamo anche le immagini dei sagrati che abbiamo in qualche modo potuto documentare. Lo vedremo tra poco, perché sta prendendo la parola il Cardinal Re. Ascoltiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato dalla Vergine Maria, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui riuniti nella gioia per imporre il diadema regale all'immagine della Beata Vergine Madre di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Partecipando con animo devoto e filiale a questa solenne celebrazione, ascoltiamo con fede la parola di Dio. Questo rito, attraverso i gesti e le parole, vuole essere una scuola di quella dottrina evangelica secondo la quale il più grande nel Regno dei Cieli è colui che serve nell'umiltà e nella carità. Cristo nostro Signore venne non per essere servito, ma per servire. Egli, innalzato da terra, ha tratto a sé tutti gli uomini e dall'alto della croce ha inaugurato il suo regno fondato sull'amore, sull'amore che perdona e salva. La Vergine Maria, che oggi onoriamo, è l'umile serva del Signore, interamente dedita al Figlio e alla sua opera. Con Lui e sotto di Lui ha collaborato alla redenzione del mondo. Innalzata alla gloria del cielo, continua a favore dei fratelli di Cristo la sua missione di salvezza, sollecita della nostra eterna salute, ministra di pietà e regina d'amore. O Dio, che ci hai dato come madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi l'eredità della gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore. E si è conclusa così la monizione introduttiva del Cardinal Re. Ora adesso il canto al Vangelo per la prosecuzione appunto del rito di incoronazione dell'immagine della Regina del Monte di Europa. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Parola del Signore. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli e i primi cristiani erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. È proprio ciò che anche noi stiamo facendo in questo momento. Siamo raccolti in preghiera sotto lo sguardo della Madonna e con nel cuore la gioia di aver ascoltato da Piazza San Pietro la parola del Papa. Il gesto che ora compiamo di incoronare la Madonna è carico di significato. Ci inserisce in una tradizione che ha radici nel 1620 e ci riporta col pensiero alle innumerevoli persone che lungo i secoli sono salite a questo santuario mariano per cercare luce, sostegno e conforto, e che in questa casa della Madonna hanno vissuto l'esperienza vivificante di un incontro profondo con Dio. Sono innumerevoli quanti hanno fatto a piedi questa salita per mettere nelle mani della Madonna i loro problemi e i loro affanni, cercando rifugio sotto la sua protezione. Non sono molti quanti qui sono giunti col cuore amareggiato, col cuore triste per avvenimenti, situazioni e preoccupazioni, e qui il loro animo è ritornato sereno, pregando e cantando le lodi della Madonna, fiduciosi nel potere di intercessione della Madre di Dio e Madre nostra. Anche Dante Alighieri, del quale ricorre fra pochi giorni il 700° anniversario della morte, aveva grande fiducia nel potere di intercessione della Madonna a nostro favore e fa dire a San Bernardo, nella preghiera alla Vergine, quelle note parole: «Donna, sei tanto grande e tanto vali che chi vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza ali. È come voler volare senza le ali se non si ricorre all'intercessione e all'aiuto della Madonna». Confidiamo ora alla Madonna quanto ciascuno di noi ha nel suo cuore e rivolgiamole
le nostre invocazioni, prendendo spunto dall'inizio di una preghiera mariana dei cristiani di fine del III secolo, giunto a noi in lingua greca su papiro egiziano. E vorrei dirla in ginocchio questa preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Nella presente situazione, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero a causa della pandemia del Covid-19 e per le difficoltà economiche, sociali ed educative che comporta la ripresa verso una vita normale, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo aiuto, sostegno, cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi e implora da Dio, Padre di misericordia, che possiamo facilmente superare le presenti difficoltà e che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale nella fraternità e nella solidarietà. O consolatrice degli afflitti, guarisci le sofferenze delle famiglie che hanno perso persone care nel dramma della pandemia e concedi loro la forza di riprendere a vivere con serenità, coraggio e speranza. Insegnaci, o Maria, di essere solidali e generosi con i giovani che non riescono a trovare lavoro, o con chi ha perso il lavoro, con chi soffre la solitudine e la povertà. Regina della famiglia, mantieni salda l'unità delle nostre famiglie, tanto minacciate da ogni parte in questa società che dimentica Dio, e rendili focolai di serenità e di amorevole concordia, superando difficoltà e contrasti nella reciproca comprensione e nel perdono. Intercedi presso Dio perché le nostre famiglie siano sempre radicati nella fede, ricche di amore, e camminino sulle strade del Vangelo in fedeltà a Dio. Implora per esse anche il grande dono di numerose vocazioni al sacerdozio o alla vita consacrata di cui il nostro mondo ha tanto bisogno. Veglia con amore, con materna bontà, anche sulle famiglie in crisi o su quelle divise. Aiutaci a saper guardare in alto per trovare la luce che illumina i sentieri della nostra vita. Proteggi
Vergine Santa, la comunità diocesana di Biella, il Piemonte, l'Italia e l'umanità intera, perché cresca l'impegno per il bene comune e non manchino gli sforzi perché amore e pace regnino nei cuori e nella società. Rinvigorisci la coerenza cristiana e sostienici nel cammino sinodale programmato dalla Chiesa italiana. Proteggi il Papa, proteggi la Chiesa. Tu che hai fatto visita ad Elisabetta recandole gioia e aiuto, ravviva nei nostri cuori la gioia di essere cristiani. Cammina con noi e guida i nostri passi verso Gesù. Ci affidiamo a te, Vergine Madre, che risplendi sul nostro cammino come segno di consolazione e di sicura speranza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Manca un pezzo. E abbiamo ascoltato le prime parole del Cardinal Re con questa preghiera sentitissima di affidamento alla Madonna di Europa, questa voglia di entrare tutti sotto quel manto che tra poco verrà messo sul capo della Madonna, prima proprio dell'incoronazione. Poi spiegheremo insieme a Linda anche il perché e il come è stato costruito, assemblato questo manto, ma ascoltiamo la preghiera di benedizione. Che nella tua giustizia e misericordia disperdi i superbi ed esalti gli umili. Di questo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Vangelo e nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre. Il Cristo tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce, risplende nell'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re, Signore dei Signori. E colei che si è chiamata la tua serva, la Vergine da te eletta come genitrice del Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra il coro degli angeli, regna gloriosa accanto al tuo Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema regale all'immagine del Cristo e della Madre sua, riconosce il Signore Gesù, Re dell'universo, e acclama Regina la Vergine Maria. Concedi, o Padre, che seguendo il loro esempio, anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità. Così, nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve adempliremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi fedeli.
per Cristo nostro Signore. Siamo arrivati adesso al momento forse più importante di tutta la mattinata qui ad Europa, l'imposizione della corona. Ora il legato pontificio pone le corone auree sul capo del bambino e della Vergine Maria, con un rito che va avanti, Linda Angeli, dal 1620. Esatto, abbiamo appena visto Luca Cavalca, l'artista che ha disegnato e progettato la corona d'oro. Lui si è ispirato alle intenzioni di preghiera che i fedeli hanno lasciato donando un pezzo di stoffa per il manto della misericordia. Quindi è come se tutte le preghiere dei fedeli in questo momento fossero poste sul capo del bambino e della Madonna. Per primo sul capo del bambino e adesso l'incoronazione della Madonna. Corone plasmate da mano di artigiano che ha voluto così riproporre tutte quelle preghiere che sono state messe nel manto, che poi andremo a vedere che ci spiegherai, sono state così inscritte con questa filigrana sulla corona. Anche la tecnica della filigrana si ispira alla tradizione tessile biellese, quindi un altro modo per tessere delle vite. Il Cardinal Re con Monsignor Farinella, vescovo di Biella. Ed eccola qui, la Madonna incoronata. E l'applauso, insomma, sale spontaneo dai fedeli presenti, immaginiamo anche dai sagrati in giro per la diocesi di Biella. L'emozione è tanta, è stato un momento tanto atteso e si sente l'emozione, l'energia delle persone. Con presenti. Un anno di ritardo sui programmi, ma la pandemia ha spostato tantissime manifestazioni. Ma anche questa, insomma, alla fine è arrivata a compimento. Vediamo qui il rettore del santuario, Don Michele Berchi, che va a sistemare le ultime cose sul capo della Madonna. Viene tolto il manto antico e viene messo il manto assemblato, cucito per l'evento. Esatto. Qui vediamo Alessandra che ha progettato, ideato il manto della misericordia. Abbiamo raccolto più di 15.000 pezzi di stoffa, accompagnate da altrettante intenzioni di preghiera. Il manto è stato cucito dalle suore di Orta San Giulio ed essendo pervenuti così tanti pezzi di stoffa, anche un gruppo di volontarie biellesi si è adoperato per cucire tutto lo strascico, che è arrivato da una lunghezza di circa 25 metri. Quindi qui vediamo le storie di migliaia di persone tessute insieme da un filo, il filo della fede, il filo della speranza. E tutte queste tesserine sono poste nella parte inferiore del manto. Questa non è una scelta casuale, esatto, all'interno, perché è come se la Madonna proteggesse in questo modo il suo popolo. Ogni tesserina una storia, una preghiera, una famiglia, e stanno tutte sotto il manto della Madonna. Sotto questo mantello ci sono storie di madri che hanno donato un pezzo di federa del cuscino dove ha dormito il figlio, un pezzo di tovaglia che rappresentava il momento di unione di una famiglia intera, un pezzo di tuta da lavoro, un abiti da sposa. Sono tantissime le tipologie di stoffe che sono arrivate, perché tante sono le vite delle persone e tanti sono i ricordi associati a questi pezzi di stoffa, e ora sono tutti qui vicini alla Madonna. Immaginiamo l'emozione anche di quelle mani adesso, di queste signore, anche appunto dicevamo di chi ha pensato questo simbolo. Tanti anni di preparazione, immaginiamo un evento eccezionale, un giubileo, una volta ogni 100 anni, e in questo momento anche la giornata sta accompagnando con un grande abbraccio di sole questa festa qui ad Europa tra le montagne biellesi, questa Madonna che guarda la valle, guarda la città di Biella, ma guarda anche tutta la pianura padana e quindi tutta l'Italia. Unisce il nord e il sud, queste montagne che non dividono più ma uniscono, anche grazie al messaggio della Madonna di Europa. Esatto, qui c'è una comunità intera unita. La superficie del manto, tra l'altro, è stata tessuta da aziende biellesi
che hanno voluto partecipare in questo modo all'incoronazione, offrendo il tessuto che connette insieme tutti questo patchwork di stoffe donate dai fedeli. L'incoronazione che nasce nel 1620 come pia pratica devozionale per ringraziare, anche lì eravamo dopo una pandemia. Esatto, infatti qualche anno fa, quando abbiamo iniziato ad organizzare la quinta incoronazione prevista inizialmente per il 2020, ci chiedevamo se non fosse anacronistico incoronare la Madonna d'Europa. E diciamo che questo anno di pandemia non è passato invano, ci ha permesso di riscoprire i valori più profondi della fede, ci ha permesso di guardarci dentro anche durante i mesi di lockdown. Credo che ognuno di noi abbia guardato verso l'alto, guardato verso la cupola della Basilica Superiore accesa, abbia riscoperto un affetto, un affetto particolare per la Madonna d'Europa. Quindi oggi siamo qui senza bisogno di dover dare delle spiegazioni. Ecco, credo che questo gesto sia più spontaneo che mai oggi. Anche molto semplice, il cucire, no? Il donare qualche cosa di tuo e chiedere una grazia, e chiedere un motivo di sollievo, no? Guardando verso l'alto. Questa Madonna che oggi è scesa in mezzo alle persone, si è fatta mediatrice, sta raccogliendo tutte le intenzioni, tutte le preghiere, e tra poco le riporterà su, là dove sta lei, e subito anche al bambino, no? che ha in grembo, che ha in braccio, subito un passaggio di consegne delle volontà e dei desideri di chi vive qua giù. Ecco lo strascico di 25 metri. Sorretto dai volontari del santuario. Un santuario in fermento che oggi sta accogliendo circa 1500 persone. Era pronto per accoglierne di più, diciamo, perché la macchina organizzativa è veramente ben oleata e nulla è stato posto al caso. Però è bello vedere appunto quanto sia lunga, no? La lista, se vogliamo così, delle intenzioni e i desideri delle persone che si affidano, e le preghiere delle persone che si affidano alla Madonna d'Europa. Qui ci sono tutte le 15.000 persone unite sotto, vicino alla Madonna nel suo manto. Eccolo qua, qui questa immagine rende bene proprio l'idea del cammino di preghiera che questa chiesa di Biella e non solo ha fatto per arrivare a questa giornata della quinta incoronazione. Un cammino che ha coinvolto tante persone. Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità. O beata Vergine Maria, Madre nostra, Regina del Monte di Europa, generazioni innumerevoli ti onorano e la tua potente intercessione invocano con fiducia. Dio stesso ti ha voluto dispensatrice di grazia a favore del popolo a te consacrato. La tua antica e miracolosa effigie, venerata da secoli nel santuario a te dedicato, è segno visibile della tua materna presenza e della tua continua protezione. Confortati ed animati dalla più grande confidenza, ben peccatori, noi eleviamo a te con filiale devozione le nostre suppliche e preghiere, ammirando il tuo splendore di bellezza.
sei incoronata di e avvolta di un manto di consolazione. Rivolgi a noi il tuo sguardo pieno di amorevole tenerezza. Con te canteremo, o dolce Regina, la misericordia di Dio, che si estende di generazione in generazione per tutti coloro che lo temono. Benedetto il tuo nome, Maria, Vergine e Madre. Amen. Regina del Monte Dio. Misericordioso, esaudisci la preghiera del tuo popolo che onora con solenne rito la Beata Vergine Maria, tua serva, come madre e regina. Concedi a noi di servire te e i fratelli in questo mondo per entrare nella dimora eterna del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed è il momento della benedizione solenne. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie. E questa è stata la conclusione del rito dell'incoronazione dell'effigie della Madonna di Europa, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re. Sul sagrato c'era anche chiaramente il vescovo della diocesi di Biella, Roberto Farinella, e il rettore del santuario, Don Michele Berchi. Linda Angeli, responsabile della comunicazione del santuario. Si è concluso un cammino che di fatto ne apre un altro, quello della ferialità, quello del vivere il santuario e il messaggio di questo luogo quotidianamente. Esatto, perché le persone vengono qui quotidianamente per chiedere, per esprimere la propria intenzione alla Madonna, per chiedere protezione, per essere aiutati nel momento del bisogno, quindi questo cammino non si fermerà mai. Noi vediamo quotidianamente persone, soprattutto la domenica, salire a piedi qui in santuario per lasciare andare i propri problemi, per affidarli alla Madonna. Venire qui è un po' come venire a trovare la propria mamma. Certo. Ci si racconta, ci si affida. E poi si va a mangiare un buon piatto di polenta, questa è la nostra tradizione e continuerà, rafforzata sicuramente dall'evento di oggi, da una fede che si è rinnovata. Certo. Grazie a questo cammino degli ultimi anni. Abbiamo anche le immagini che si sono arrivate, diciamo così, in tempo reale di tanti sagrati in giro per la diocesi di Biella che si sono collegati con il santuario di Europa, qua su alla Basilica Superiore, si sono collegati per vivere insieme, in comunione, quello che stava avvenendo qui, per vivere questa celebrazione, per vivere questa incoronazione. Vedete anche i sottotitoli che ci raccontano i luoghi dove il segnale, il messaggio della Madonna è arrivato in tempo reale, parrocchie, luoghi di comunione, comunità
le parrocchie proprio in giro per la diocesi, piazze, tutti i maxi schermi collegati. E così è stata una vera festa di popolo che questa chiesa ricorderà, credo, per gli anni a venire. Linda. Esatto, è stato come vedere la comunità intera espandersi in un intero sagrato, dalla montagna di Europa la Madonna guarda verso valle dove c'è un sagrato diffuso, e qui vediamo tutti i nomi delle comunità che grazie ai parroci, grazie ai sindaci, alle comunità locali che si sono attivate in questi giorni per attivare maxi schermi, per permettere a tutti di essere uniti in questo momento solenne. E allora noi salutiamo chi è stato all'ascolto con noi attraverso TV 2000. Vi ricordiamo che abbiamo vissuto insieme un grande evento per la Chiesa di Biella, la celebrazione eucaristica e il rito di incoronazione dell'effigie della Madonna di Europa. Una volta ogni 100 anni avviene questo evento e noi eravamo qui presenti per portare nelle case di tutta Italia e non solo questa grande storia di fede e di devozione. Io ringrazio Linda Angeli, responsabile della comunicazione del Santuario di Europa, per averci ospitato ed essere stata con noi in telecronaca. Abbiamo vissuto un bellissimo momento di festa. Da Europa è tutto, da Rico Selleri, grazie per essere stati con noi. La linea può tornare alla rete. Buona grazie, giornata. Grazie, arrivederci. Linda, quello che stiamo ascoltando è l'inno dell'incoronazione Ave Regina d'Europa di Sandro Frola, un inno, una musica, un testo che dà ancora la grande solennità di questa festa che abbiamo vissuto. Sì, le musiche che ci hanno accompagnato nella giornata di oggi sono state selezionate grazie a un concorso di composizione musicale che si è svolto 2 anni fa, e per cui le musiche, questa era di Frola, abbiamo ascoltato le musiche di Jefferson Kurtaz, che è organista del Duomo di Aosta, e ci ha permesso di rivivere, rinnovando quella che è la tradizione musicale delle incoronazioni centenarie, anche quest'anno con una composizione fatta ad hoc e interpretata da un'orchestra e da un coro composti da più di 100 elementi. Quindi una festa di popolo che veramente ha coinvolto tutti trasversalmente. È bello vedere anche qui sul sagrato tante carrozzine, tanti disabili, quindi tanti volontari che si sono prodigati affinché fosse una festa di tutti e per tutti, proprio come chiaramente il santuario è storicamente sede di tutti e per tutti, per chiunque voglia, soprattutto per chi viene a chiedere un aiuto e una grazia. Adesso Linda è il momento di salutare, perché ormai la celebrazione è terminata. Vediamo ancora questa bellissima immagine, questo totale della Basilica Superiore con il primo piano la Madonna incoronata finalmente. Ce l'abbiamo fatta, è andata anche questa incoronazione, vedete, con il manto, con tutte le preghiere, con le nuove corone. Adesso che cosa accadrà alla statua della Madonna? La statua verrà riportata all'interno della Basilica Superiore, dove resterà esposta con la corona, con il manto e con lo strascico fino al 26 di settembre, dopodiché verrà riportata nella Basilica Antica, nel suo sacello, dove resterà esposta con il manto e la corona. Così i fedeli potranno venire a vederla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, da vicino. Quindi un'occasione in più per chi non è potuto salire in questa giornata dagli ingressi contingentati causa Covid, chiaramente, di poter venire a salutare personalmente da vicino e magari avere anche qualche minuto in più per stare ai piedi dell'effigie della Madonna di Europa. Poi nel mese di settembre sono previsti diversi pellegrinaggi proprio per consentire alle comunità parrocchiali di pregare vicino alla Madonna incoronata.
E allora noi ci salutiamo per quanto riguarda il commento, grazie a Linda Angeli per il supporto storico. Grazie a te. E non solo, qui dalla Sagrata, dalla Basilica Superiore di Europa è tutto. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie.
Leonardo, guarda. Thank you.
Vittorio. Signori, buongiorno, grazie di tutto. Grazie a lei.